chiaramente c'è un beneficio sì di sicurezza di quantità di acqua, ma anche di qualità di acqua, perché tutte le captazioni che avevamo noi erano tutte acque poi che dovevamo trattare per essere utilizzate. Questa cosa per noi è stata un miracolo. Io ho due motopompe da 100 cavalli l'una che stanno pompando acqua sul campo alla media di 3.800 litri al minuto. Ma quanto vanno a consumare di gasolio? Quanto inquinano queste pompe rispetto ad avere semplicemente l'acqua in pressione? Sono questi i due volti della stessa medaglia: l'agricoltura legata al sistema occidentale di Montedoglio, dove la presenza della più grande riserva d'acqua dell'Italia centrale non riesce ancora a soddisfare i bisogni irrigui delle imprese agricole. L'acqua infatti c'è, ma non può essere utilizzata perché in molti territori mancano i cosiddetti distretti irrigui. Un paradosso al centro di un incontro tra imprese agricole e amministratori riuniti dal consorzio di bonifica con le organizzazioni professionali agricole e AUT e la Camera di Commercio. Un momento importante per fare il punto della situazione sulla distribuzione dell'acqua e sulla realizzazione dei distretti, quindi vedere quali sono i distretti esistenti, ma soprattutto capire quali dovranno essere realizzati in un prossimo futuro per dare risposte alle imprese del territorio che sempre di più hanno bisogno di acqua come elemento strategico per poter continuare a produrre e rimanere in vita. Regione e autorità di bacino accendono adesso la speranza di ritorno da una riunione con il commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno di scarsità idrica. Abbiamo messo a punto un pacchetto di interventi e anche grazie alle progettazioni già fatte da EAUT e del Consorzio di Bonifica, un pacchetto di interventi che abbiamo sottoposto al commissario nell'ambito di un accordo di programma che stiamo ridefinendo e che ci auguriamo possa venire finanziato dal governo nell'ambito dei prossimi interventi sull'emergenza idrica. Finanziamento che ci consentono di chiudere praticamente il cerchio e di essere autosufficienti per tutti gli usi e, lasciatemelo dire, anche forse di alleggerire un prelievo da falda che magari, come dire, in tempo di pace va fatto.